L'incontro con il governo sulla delega fiscale ha ricevuto sostanzialmente da parte del sistema delle imprese diffuse di questo paese un apprezzamento importante, perché arriva in un momento in cui abbiamo alle spalle 4 anni in cui il carico fiscale è aumentato del 9,3% in questo paese, mettendo in grande difficoltà il sistema delle imprese. I 4 pilastri che ci hanno presentato questa mattina sono senza dubbio un passo in avanti in un percorso che comunque durerà moltissimo. Le imprese affiancheranno il governo nella stesura di tutti gli elementi che permetteranno di cambiare radicalmente il modo con cui il paese e l'amministrazione finanziaria si rapporta con i contribuenti, siano sia persone siano ovviamente imprese. È un processo sfidante per tutto il paese e per le imprese, è un processo che ci richiede l'Europa anche in visione del PNRR. Siamo obbligati a fare un percorso di trasformazione profonda e in questo senso le imprese insieme al governo dovranno fare uno sforzo gigantesco nei prossimi anni. Per quanto riguarda tutta la parte di merito, quindi la parte IRAP, IVA e IRPEF, ovviamente tutta la parte di tasse sulle aziende, c'è un percorso che tende a abbassare in prospettiva la pressione fiscale, ci saranno sostanzialmente una riduzione delle aliquote IRPEF, ci saranno interventi sull'IVA, ovviamente un'abolizione dell'IRAP che favorirà dimensioni di imprese più grandi, ma con un'attenzione complessiva a fare in modo che alla fine il risultato sia sempre lo stesso: minori tasse e una forte semplificazione del rapporto fra amministrazione e ovviamente imprese.